Facoltà di replicare il collega Monchiero, prego. Ma, signor Ministro, sono certamente soddisfatto delle intenzioni, però vorrei sottolineare che le intenzioni, non seguite da fatti coerenti spesso conducono in direzione opposta a quella desiderata. Due cose sono assolutamente indispensabili, signor Ministro: che le procedure di nuove assunzioni siano sostenute da un finanziamento ad hoc, perché il loro numero sarà così rilevante da comportare gravi difficoltà economiche alle aziende. Secondo, il Governo, il Parlamento, chi ha responsabilità della gestione del sistema, non può lasciare soli i direttori delle aziende, i direttori di struttura, i capi dipartimento ad affrontare le sanzioni che inevitabilmente cadranno sulla loro testa nel caso che non possano in questa fase transitoria rispettare le norme attuali. Io credo che una disciplina transitoria correlata alla durata delle procedure per le assunzioni sia assolutamente indispensabile e le chiedo di adoperarsi affinché venga inserita nella legge finanziaria. Grazie, signor Ministro. La ringrazio. Passiamo all'interrogazione numero 3872 del deputato Matarrelli concernente chiarimenti in ordine alle prospettive del settore aeronautico civile di Finmeccanica alla luce dell'annunciato riassetto del gruppo. Il deputato Matarrelli ha facoltà di illustrare la sua interrogazione ed ha 1 minuto. Prego. Grazie Presidente. Signor Ministro, è trascorso ormai più di un anno da che l'amministratore delegato di Finmeccanica, dottor Mauro Moretti, annunziò la necessità di una rivoluzione della governance societaria, che oggi è in dirittura d'arrivo. Allo stato dei fatti restano tuttavia ancora sottaciute le prospettive di questa azienda così riformata. Oscura gli stabilimenti con ordini in scadenza e, in definitiva, ha una moltitudine di lavoratori. In buona sostanza, sono tuttora ignoti quindi i programmi e le strategie di sviluppo di Finmeccanica. La interrogo in questa sede per sapere se resta una priorità la volontà di investire nel Mezzogiorno e particolarmente negli insediamenti industriali del settore civile, se sono considerati nella opportuna importanza gli stabilimenti all'avanguardia nel medesimo settore di Brindisi e Grottaglie, i quali garantiscono occupazione a migliaia di lavoratori diretti.